questo rimane per l'Accademia Carrara, per il luogo che saranno dei capolavori presenti nelle sue collezioni. L'inquadratura è ampliata, tutti questi dettagli, guardate questa mano appoggiata sul cuore. E la posizione del viso? Che cos'è il particolare che ci svela la necessità di questa bambina di muoversi, di uscire da questo? Cosa sta facendo con l'altra mano? Esatto, gioca. È diventato di un giovane pittore. Proprio questo fiore, mentre lei sta sfogliando il libro, gli fa venire in mente tutto questo odore che ha subito. Presenza ma assenza. Questo vuoto che si trova davanti a lei, quello che spinge l'arte contemporanea, oggi non è più la realtà, è proprio un immaginario, è proprio qualcosa di diverso, ok? La regola è proprio quella dello sguardo in macchina. Nel cinema quasi mai succede che gli attori guardino in macchina. 3, 2, 1, via. Io ho il piccolo movimento, la luce, lo sguardo fisso in camera, la posizione, come tu ti metti davanti, un altro. La differenza tra la luce e l'ombra, quindi c'è sottolinea i dettagli, non so, del viso, del contrasto. Sì, però puoi fare proprio come ho fatto io, uno schizzo. E quindi tu sei sconvolta quando ti lanciano i... Ma è una cosa normale che arrivino di faccia addosso. Siamo pronti? Sì. Ok. Ecco, ora forse riesci. Eccoci. Sì, c'è. Avete zoomato? Yeah. Bello, bello, bello. Bello. Sembra una medusa. Hai ancora? Sì. Perché sennò dopo quando gira la racchetta, la
avanti perché sei molto... Fai indietro. Fai indietro. Quando devi partire qua? Sì. No, devi partire prima ancora. Sì, un po' così. Ok, quindi questa operazione fondamentale l'abbiamo fatta. Vai dopo il suono, sempre col cursore. Clicca su due volte, vediamo se è quello. Ah, perché questa qui sei a metà. Lo vediamo? Pronti? Via. Thank you.